cercherò di farmi sentire. Benvenuti, benvenuti a tutti. Innanzitutto un applauso a voi perché siete qui stasera con questo caldo per fare una bella cosa, ascoltare una serata di grande musica. Quindi complimenti, un applauso. All'insegna di musica di grandi compositori e all'insegna soprattutto dell'amicizia e della condivisione. A dirigere questa bellissima orchestra, io non l'ho ancora detto ma l'hanno già citata loro, è appunto un re valdese d'adozione, come diceva giustamente il vice sindaco, è il maestro Roberto De Mattia. Roberto De Mattia ha studiato composizione con il maestro Riccardo Piacentini al Conservatorio Verdi di Milano e direzione d'orchestra con il maestro Raffaele Napoli. Già allievo del maestro Sergio Celdibache. È docente di esercitazioni orchestrali presso la Civica Scuola di Musica di Voghera e ricopre il ruolo di direttore artistico e docente del corso di formazione orchestrale che lui ha fondato sotto l'egida dell'associazione Celdibache, della quale è anche responsabile per la regione Lombardia. Dirige, oltre all'Oltrepò, quindi orchestra, anche un ensemble di archi della Civica Scuola di Musica Sacerdoti di Voghera. A voi, Roberto De Mattia. Dedicato proprio a questa arsenale ferroviario che è molto importante per il Belgio e fu diretta proprio dal suo stesso compositore, Jan van der Rust. L'Oltrepò, quindi orchestra di Assen. Thank you.
Sono bravi, vero? Sono veramente bravi. Complimenti, complimenti al maestro. Proseguiamo con il secondo brano in programma. Anche questa composizione che eseguiranno è giovanissima e soprattutto è stata creata da uno dei membri, nonché fondatori di questa orchestra, Dino Andrea Procuzzo. Insieme al maestro Roberto e a Daniela Grasso hanno dato vita, hanno avuto l'idea di iniziare questo percorso che sta dando ottimi frutti. Dino Andrea Roccuzzo suona da tanti anni, ha una grande passione musicale e si diverte anche a comporre. E in questo caso vi presenterà tutta l'orchestra una fantasia in chiave moderna, pensata proprio per la Wind Orchestra, scritta 5 anni fa. E nasce, in realtà viene eseguita per il 25esimo anniversario della banda Città di Voghera. Infatti il titolo è 520, giocando sul 25, 5 volte 5, 520. Però poi Andrea ha deciso di rivederla, di riproporla e di eseguirla con l'Oltrepò Wind Orchestra. Si compone proprio di 5 brani, molto diversi tra loro, come possono essere diversi tra loro i 20. Infatti i 5 brani si ispirano ai 5 grandi venti, che sono il maestrale, e quindi il primo brano, che ha un ingresso maestoso, pomposo, grazie agli ottoni e addolcito dal suono dei legni. Lo scirocco, in questa sonorità quasi arabeggiante, il vento che arriva dall'oriente. La tramontana, una marcia lenta con un ritmo incalzante. Il libeccio, un'unione di dissonanze e ritmiche molto contrastanti. E in chiusura una brezza, una melodia dolce e morbida, la stessa brezza che ci auguriamo prima o poi soffi anche qui. Buon ascolto con 520 di Dino Andrea Roccuzzo, dirige Roberto De Mattia. Thank you.
siamo questa volta con un altro compositore, siamo con James Zwieringen, siamo nel 1981, quindi 30 anni fa, con una marcia invicta, una emozionante ouverture che attrae sia i musicisti sia il pubblico per la sua potenza espressiva. Infatti inizia con un'introduzione molto energica, una fanfara maestosa, attirando subito l'interesse e l'attenzione del pubblico. E poi prosegue con una figura di accompagnamento sincopato che conduce al tema lirico, che è molto fluente. Inizierà poi una figura ritmica ancora energica e sincopata che fornisce l'intermezzo. Corno ed eufonio conducono un diminuendo nel secondo tema. Zwieringen, il compositore, sviluppa questa sezione di corno ed eufonio sovrapponendo poi sempre più voci. Infine, l'ensemble rivisita il primo tema e termina con una sezione di coda, quindi un brano complesso, particolare, che andiamo ad ascoltare con molto piacere. Invicta, dirige Roberto De Mattia. Thank you.
ha bisogno di presentazioni. Parliamo di Giuseppe Verdi, il grande Giuseppe Verdi, e la, oltre poi Wind Orchestra ci propone il preludio dell'opera Attila. Non è... Dicevamo ancora Verdi, i prossimi due brani, quello precedente e questo, sono di Giuseppe Verdi. Andranno ad eseguire il Dies Irae, che è tratto dalla Messa di Requiem, ed è di una spaventosa potenza espressiva. È un tema davvero che ha molto a che fare con il tema della morte, del terrore, e lo si avverte anche nei suoni, questa quasi paura terrificante. Le trombe del giudizio, non a caso proprio le trombe, creano una grandissima tensione. Thank you.
ringraziamento particolare, come diceva prima Daniela, sfidando la canicola in questi giorni siete venuti a sentire questo concerto, che è il secondo concerto di questa orchestra nata da circa un anno. E ringrazio in particolar modo Raffaella Nelli, che è una presentazione del comune di Redavalle, Don Francesco Poveretto, che ci ha ospitato in questa chiesa, i video maker Maurizio Isotto, Maurizio, ringraziamo l'altro signore che non so come si chiama, Carlo, ecco. E dunque volevo dire appunto questo: questa è un'orchestra nata un anno fa, come tutte le orchestre amatoriali, anche se formata da professionisti, perché non è vero che tutte le orchestre amatoriali sono formate da dilettanti, ma ci sono anche dei professionisti, e si fa una gran fatica a tirare avanti, perché siamo alla continua ricerca di elementi per rimpolvare le fila dell'orchestra. Anzi, se avete dei parenti, dei conoscenti, dei figli, dei nipoti che vogliono imparare a suonare uno strumento musicale o sanno già suonarlo, sapete a chi rivolgervi. E proseguiamo con un'altra seconda parte ricca di quattro brani. Il primo di questi quattro brani è una musica un po' particolare, perché è stato concepito per un poema drammatico in cinque atti di Ibsen. E si tratta dell'antro del re della montagna. A comporlo è Edward Grieg e fa parte di questa suite sinfonica, opera 46, che nasce proprio legata ad un poema drammatico. Il tema di questo brano, che si intitola Nell'antro del re della montagna, comincia lento e silenzioso, nei registri più bassi dell'orchestra, proprio per richiamare l'idea dell'antro, della caverna. Il resto della partitura poi consiste in una vorticosa e ardua intensificazione degli elementi musicali che vanno a fare da sostegno al tema principale, e nel finale vengono coinvolti tutti gli strumenti e soprattutto la parte ritmica, in un accelerando che termina in un urlo maestoso, proprio come potrebbe essere all'interno di una montagna. Thank you.
che in realtà non necessita di grandi presentazioni. Basta dire due nomi: Ennio Morricone, Sergio Leone. E direi che è già detto tutto. Ennio Morricone è stato l'autore delle musiche dei bellissimi film western di Sergio Leone, e in particolare questo omaggio che andranno ad eseguire presenterà tre temi tratti da due film. C'era una volta il West e il buono, il brutto, il cattivo. Questi due grandi successi di Ennio Morricone, che sono diventati veramente delle colonne sonore suonate in tutto il mondo e conosciute in tutto il mondo. Bastano le prime note per riportare davanti ai nostri occhi le scene di questi meravigliosi film di Sergio Leone. Moment for Morricone. Oltre po'. Thank you.
Bene, proseguiamo con il penultimo brano, che è In un mercato persiano, di Albert Kettleday. È un compositore inglese che deve tutto il suo successo a questo brano. Ha composto molte altre cose, però In un mercato persiano è forse il suo brano più famoso nel mondo. Viene composto nel 1921 come intermezzo scenico e acquista da subito una fama a livello internazionale. Perché? Kettleday in questo brano riproduce, attraverso le note, quella che è la realtà di un mercato persiano, con una grande confusione di suoni, di profumi, di persone che si incrociano. Ci sono la nobile principessa, il grande califfo, ci sono le carovane che arrivano con i cammelli, ci sono i mendicanti, ci sono tutti i suoni che si possono trovare in un mercato orientale. A voi, In un mercato persiano, di Kettleday, Oltre Po Wind Orchestra. Thank you.
Ed eccoci arrivati all'ultimo brano. L'ultimo brano si intitola Dakota e di Jacob Dehaene. Racconta la storia di questi indiani, Dakota, meglio conosciuti come indiani Sioux, degli stati americani del Nord America, che hanno vissuto una storia molto drammatica, sono stati isolati in queste riserve e hanno attraversato momenti molto difficili. E in quest'opera, appunto, si vuole parlare proprio di loro. Il lavoro è composto da 5 movimenti, 5 sezioni, che ripercorrono un po' la storia di questo popolo Sioux. Essendo l'ultimo brano, poi lasceremo al maestro la discrezione per offrirvi anche un bis. Io voglio ringraziarvi per l'attenzione, per gli applausi che si sentivano spontanei e anche per il gesto di carità che avete voluto compiere per Suor Maddalena Serra. Grazie, grazie a tutti e buon ascolto con Dakota.